Gara di andata delle semifinali di Coppa Italia Eccellenza, la Caronnese ospita il Cili Verghe coi bresciani a loro volta in piena zona playoff e già capaci di eliminare il Pavia ai quarti. Sarà partita vera e parte meglio proprio la formazione ospite che mette in mezzo palloni invitanti, che gli attaccanti però non riescono a girare verso la porta, vuoi per scarsa mira, vuoi per un tocco di braccio evidente di Trovadini, che fa un po' rimpiangere l'assenza di Triglia in tribuna insieme all'ex Lazzate Belotti. Caronnese più sulla difensiva in avvio di gara, ma che respinge colpo su colpo le offensive ospiti. Gioca meglio però la squadra di Quartuccio, la chance più nitida arriva al minuto 27 quando Trovadini va via Galletti sulla sinistra, tiro a colpo sicuro di Cristini, ma Puca fa le veci di Quintiero e respinge il tiro del numero 10. Non sarà l'unico salvataggio di questo tipo del primo tempo. La Caronnese si vede poco, palla dentro cercando Diatta che non controlla il pallone, poi bravo Zoppi a girarsi eludendo l'arrivo di un avversario, ma la conclusione è centrale e Vigilati vigila facendo suo il pallone. Zoppi, match winner contro il Verbano, sembra essere meno ispirato pur calamitando molti palloni. Dall'altra parte è sempre Scidone a creare scompiglio, ma il successivo diagonale di Trovadini va a lato sprecando un'altra grande chance. Minuto 44 però, ecco l'occasionissima per il Cili Verghe, fuga lungo la destra di un giocatore gialloblu e superiorità numerica creata sul fondo, palla in area piccola per la girata di Torri, ma è provvidenziale il salvataggio di Corno che tiene viva la sua Caronnese. Il capitano provvidenziale in difesa poi torna fattore in attacco, suo in avvio il tiro che si stampa sulla traversa facendo tenere in gola l'urlo di gioia dei rossoblu. Dall'altra parte ci Verghe pericoloso ancora con Torri che non è in fuorigioco, ma Quintiero chiude bene il primo palo. È una Caronnese diversa però nella ripresa, al 17° arriva il gol, palla lunga a cercare Corno che rientra sul mancino e fa partire un tiro potente e preciso che vale l'1-0. Partita sbloccata e abbraccio collettivo dei giocatori rossoblu al loro capitano che poi festeggia anche con un pensiero rivolto verso la tribuna. Partita sbloccata e Caronnese che ci riprova, Corno però stavolta colpisce l'esterno della rete. Nell'azione successiva Zoppi non impatta il pallone di testa, mancando di fatto la girata. Il numero 9 rossoblu avrà una serie di occasioni ma senza il giusto cinismo, qui un tiro centrale parato dal portiere. Poi su una bella palla recuperata, scambio con Federico Corno e palla che però non inquadra lo specchio della porta sul successivo tiro. L'unico brivido per i padroni di casa è su una leggerezza di Matteo sulla tre quarti, ma Ghetti manda alto sparando da posizione praticamente impossibile. Meglio allora l'occasione che capita ancora a Zoppi, che però manda nuovamente alto, stavolta da due passi. Finisce così 1-0 per la qualificazione, sarà decisivo il ritorno a Mazzano in programma mercoledì 20 dicembre.